parte del numero 8 milanista, che fa spiovere il pallone nei 16 metri avversari. Salta l'intanto, colpo di testa a rete. Il Milan è in vantaggio con Kalulu, esattamente al minuto 30 nel corso del primo tempo. Cambia il parziale allo stadio San Siro. Ha segnato il Milan, ha segnato Kalulu di testa, andando ad incornare il corner di Tonali. Ci sono le proteste dei giocatori della Roma, perché all'interno dell'area di rigore giallorossa abbiamo visto un paio di giocatori volare, evidentemente nei contrasti, nei tentativi di terzo tempo. Smalling che chiama il portiere Rui Patrizio a dare spiegazioni adesso per il direttore di gara, che è il signor Massa della sezione di Imperia. C'è anche un cartellino giallo per proteste, non sappiamo all'indirizzo di chi sinceramente, ma le proteste sono state vibranti, perché c'è stato questo corner, c'è stato un po' di trambusto all'interno dell'area di rigore e della Roma. Abbiamo visto la maglia bianca volare per terra, poi è incornato molto bene di testa Kalulu con la maglia numero 20, cercando il secondo palo, ha trovato anche la palla, dobbiamo dire, Rui Patrizio, ma non è riuscito ad arrestarne la corsa alle sue spalle per il vantaggio del Milan. Siamo alla mezz'ora, Milan in vantaggio per 1-0, il gol di Kalulu, Massimo Orlando. Eh sì, e due cose abbastanza strane, cioè il Milan che segna nelle palle inattive, che non è il che suo è la specialità forte della Roma. Esatto, e la Roma di solito non si fa sorprendere. Mi sembra che Ibañez, di là poi il VAR adesso controllerà, abbia perso il contatto con Kalulu. E devo dire, Francesco, è vero, la palla prende velocità con appunto il terreno, però lui Patrizio forse poteva essere un po' più reattivo, perché era centrale questa palla. Poi la rivedremo, mi sembra che sia stato poco reattivo. Gol convalidato comunque, quindi non c'è stato nulla di irregolare all'interno dell'area di rigore della Roma. Siamo alla mezz'ora, anzi adesso al 31esimo, conduce il Milan per 1-0 sulla Roma, il gol di Kalulu all'altezza del 29esimo, la linea che può tornare a Napoli. Così napoletani si aspettavano. Ha raddoppiato il Milan con Pobega, esattamente al 77esimo minuto, Pobega in azione di contropiede, il Milan, Leao ha trovato lo spazio per l'ex centrocampista del Torino in area di rigore, con il sinistro non ha perdonato Rui Patrizio e può essere il gol che mette fine alla partita, Massimo. Eh sì, Francesco, micidiale contropiede del Milan, che riesce a trovare Leao, che devo dire la verità era stato un po' negativo in questa partita, aveva trovato poche giocate, ma qui è bravo perché non prova l'azione personale, vede l'inserimento del compagno e credo sia stato deviato il tiro, perché se andiamo a rivedere Smalling in scivolata, sì, lo tocca, non consente a Rui Patrizio di intervenire. Milan chiaramente ha trovato lo spazio, eh sì, è stato deviato, Francesco. Se sì, no, diciamo che nel momento migliore della Roma, che cercava di farsi vedere lì davanti e lo faceva adesso anche con una certa preponderanza all'altezza della linea mediana, il Milan ha messo a segno il gol del KO con Pobega in azione classica di contropiede. Diciamo che le regole tattiche del gioco del pallone sono state ampiamente rispettate. Sì, assolutamente, poi a questi livelli, no, quando hai questi giocatori a disposizione ovviamente non ti perdonano mai. La Roma si era leggermente esposta da un punto di vista tattico, chiaramente cercando di andare a trovare il pareggio, e subito punita con una ripartenza micidiale, un grande Leao. Intanto è entrato in campo il Sharawi, il cross in mezzo, il colpo di testa alla rete di Ibañez, la Roma che accorcia le distanze. Calcio da fermo, palla inattiva, stacco imperioso di Ibañez, palla alle spalle di Tatarusano, 2-1 per il Milan, siamo all'87esimo e le partite di calcio non finiscono e mai. Non finiscono mai, l'avevamo appena detto, e come sempre calciata magistralmente da Pellegrini, che è fantastico a calciare forte e tagliate, qui devi solo scegliere il tempo e lo fa perfettamente Ibañez, grande gol. Sì, dobbiamo dire un'incornata imperiosa di Ibañez, che tra l'altro ha giocato un'ottima partita, sì, stasera, assolutamente, perché sempre molto, in anticipo, bravo, sempre uscito con i tempi giusti, è stato il migliore della difesa della Roma. Intanto il pallone finisce fuori, ci sarà rimessa laterale in favore della Roma, forse anche un fallo di Matic e i danni di Franks, vedremo se l'arbitro la pensa alla stessa maniera o se concederà semplicemente la rimessa. Il pareggio della Roma, Tammy Abraham, il pareggio della Roma esattamente al minuto 93 nel corso del secondo tempo. Tammy Abraham l'ha sbattuta dentro sul calcio di punizione, battuto da destra con il colpo di testa di Matic.
la respinta miracolosa ad opera del portiere del Milan, è arrivato Tammy e l'ha sbattuta alle spalle del portiere milanista per il pareggio giallorosso. Tammy Abraham, l'inglese, quando meno te l'aspetti, entra sì, in partita. Meritato, perché ci hanno creduto fino alla fine. Sciocchezza di Franks, che davvero va a commettere un fallo con la Roma che è temibile sulle palle inattive. Qui la calcia ancora una volta bene, bravissimo Tartarusano sul primo colpo di testa di Matic, e poi da lì non può sbagliare Abraham. Mamma mia, l'avevamo detto, Francesco, è successo. Sì, è successo, perché la Roma insomma ci ha creduto, la Roma ci ha provato fino all'ultimo. La partita non è finita, eh? No, da una parte e dall'altra, ovviamente, certo, perché insomma è ovvio che adesso il Milan si riverserà in avanti, cercherà di riconquistare i tre punti. Comunque vadano a finire le cose, dobbiamo dire che insomma la squadra giallorossa è stata in campo con grande personalità. Io credo, e azzardo, anzi non azzardo, il merito di Mourinho è esattamente questo. Eh beh sì, perché comunque sul 2-0 tu esci dalla partita di solito, no? Invece qui viene fuori il carattere, veramente, evidentemente, e sono veramente quelle cose che ti insegna l'allenatore a non mollare mai, a restare in partita. Chiaramente il gol ti ridà fiducia, come abbiamo detto, la squadra che lo subisce si impaurisce, e spesso succede questo, che prendi il secondo gol. Intanto Smalling si alza al limite della sua area di rigore, Abraham prova a costruire a sinistra per la giocata di El Shaarawy, poi la Veronica di Pellegrini, ancora per El Shaarawy, viene messo giù Pellegrini, ancora fallo ai suoi danni, calcio di punizione in favore della Roma. È scaduto sta per scadere il quinto minuto di recupero. Io credo che l'arbitro farà giocare almeno per altri 60 secondi Massimo Orlando. Eh sì, insomma un minuto per tutto quello che è successo, poi il gol, un minuto in più ci sarà ancora. È stata una partita non bellissima, però questo 2-2 veramente alla fine, per l'intensità, per le emozioni, l'ha resa veramente speciale. Sì, è una partita molto bella tra due squadre obiettivamente forti, che credo meritino la classifica che occupano. È chiaro che la Roma è meno squadra rispetto al Milan, non fosse altro perché insomma la squadra di Stefano Pioli è campione d'Italia in carica. Ora ci sarà un calcio di punizione in favore dei rossoneri, che proveranno a scaraventare il pallone in avanti. Siamo al 95esimo e 40 secondi, vedremo ancora quanto farà giocare il direttore di gara da qui al termine della sfida. Abraham che non rispetta la distanza, e quindi l'arbitro che dice recupero tutto, e va ad ammonire anche il centravanti della Roma, che non era appunto ai 9.15 regolamentari rispetto alla distanza del punto di battuta. C'è Calabria, anzi Tonali sul pallone, andrà nella tre quarti della Roma con il lancio lungo, sono in due contro Dybala, pallone che schizza alla parte opposta, termina in fallo laterale. La Roma che potrà operare rimessa con le mani al fronte difensivo destro del suo schieramento, lo fa ovviamente con tutta calma. C'è Leao che va a dare il pallone a Zaleski che cerca compagni di squadra, rosicchia ancora minuti sul cronometro, 96 e 30, siamo al sesto minuto e mezzo di recupero, e l'arbitro dice che è finita qui, 2-2 tra Milan e Roma, 2-2 in questa incandescente sfida di San Siro, valida come posticipo della 17ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Bene il Milan nel corso del primo tempo, bene e autorevolmente a cercare in contropiede lo spazio per andare a raddoppiare. Molto molto bene la Roma per intensità, voglia e voglia di crederci soprattutto Massimo Orlando. Sì, diciamo quello che abbiamo detto, no Francesco? Milan più squadra, più soluzioni, si vede, campione d'Italia come hai detto te, dunque meritato fino all'80esimo, ma la Roma non ha mollato, è rimasta in partita, e poi con grande carattere veramente, e con due grandi giocate da palle inattive, laddove è veramente una delle squadre più forti in Europa, ha trovato il gol e poi il pareggio, meritandoselo, perché quando riesce a trovare due gol in così poco tempo vuol dire che ci hai creduto e vuol dire che non ti mancano certo gli attributi. Finisce 2-2 a San Siro, ne approfitta, dobbiamo dire, il Napoli, quindi tiene a debita distanza alla Juventus.